Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo rapidamente dell'Apple 2GS Upgrade Kit, un kit praticamente sconosciuto, quasi sconosciuto. Fu rilasciato da Apple solo per gli Apple 2E e fu rilasciato dal 15 settembre del 1986. Questo kit permetteva di trasformare un Apple 2 in Apple 2GS. Che cosa praticamente conteneva l'Apple 2GS Upgrade Kit per Apple 2? Dunque, conteneva innanzitutto un cofano nuovo per il case dell'Apple 2, dove invece che esserci scritto Apple 2 c'era scritto Apple 2GS. Poi conteneva una scheda madre completamente nuova, cioè praticamente una scheda madre di un Apple 2GS, né più e né meno, che però si differenziava con le altre schede madri dell'Apple 2GS normali venduti come Apple 2GS, perché lo spinotto per l'alimentazione della scheda madre era diverso ed era compatibile chiaramente con l'alimentatore dell'Apple 2E. Per il resto la scheda madre era identica. E poi c'era un pannello di metallo inferiormente, il back panel di metallo, con tutta la spinotteria che chiaramente era diversa, e assieme a uno sticker, un adesivo da attaccare, e andava praticamente a sostituire quello che c'era sotto l'Apple 2. Quindi in buona sostanza i proprietari di un Apple 2 cosa dovevano fare? Dovevano girare l'Apple 2 alla rovescia, dovevano svitare le quattro viti inferiori, toglievano il back panel e insieme al back panel praticamente toglievano anche la scheda madre dell'Apple 2, che però prima di fare questo lavoro dovevano aprire sopra il cofano, sganciare l'alimentazione dell'alimentatore alla scheda madre del 2. Quindi girare, svitare le quattro viti, togliere il back panel e si era già bella e che a posto. Si sostituiva, diciamo, con il back panel nuovo su cui precedentemente ci sarà già avvitata la relativa scheda madre dell'Apple 2GS. Dopo aver filmato, diciamo, avvitato le quattro viti del back panel, del nuovo back panel al vecchio case, si girava praticamente il case e si attaccava lo spinotto d'alimentazione dell'Apple 2 alla nuova scheda madre dell'Apple 2GS e poi si chiaramente buttava via il vecchio cofano con la scritta Apple 2 per metterci il nuovo cofano targato Apple 2GS. Era a tutti gli effetti un Apple 2GS, l'unica cosa che rimaneva la tastiera dell'Apple 2 con il relativo pulsante di reset. Era praticamente il case dell'Apple 2, la tastiera dell'Apple 2, ma dentro c'era praticamente la scheda dell'Apple 2GS collegata all'alimentatore dell'Apple 2. Il back panel era praticamente uno nuovo di metallo, perché chiaramente doveva contenere le relative porte della scheda madre dell'Apple 2GS, che erano diverse da quelle dell'Apple 2E. Ecco lo sconosciutissimo manuale per fare l'upgrade da Apple 2 e Apple 2GS. Apple from Apple 2 to Apple 2GS performance update. Allora, vediamo un po' cosa c'era. Rapidamente andiamo a esplorare contenuti, cosa c'è di nuovo. Fare le connessioni, il nuovo control panel. Poi abbiamo l'interfaccia del mouse, eventuali problemi, introduzione tecnica all'Apple 2GS, Apple 2GS spinotti. Poi abbiamo tutti i vari capitoli dell'Apple 2GS, perché era a tutti gli effetti un Apple 2GS, quindi un utente di un Apple 2 non sapeva nulla. Eccolo qua, in sostanza questa è la scheda madre e quello che arrivava. Il case, lo chassis esterno, questo qui è quello che rimaneva, e rimaneva anche l'alimentatore.
poi fare le connessioni, quindi eccolo qui, arrivava il back panel, che è questo qui scuro. Quindi la scheda madre andava del 2GS andava saldata sul back panel, poi si metteva da una parte questa, il back panel con la nuova scheda madre del GS, si pigliava il case dell'Apple 2, si arrabattava e si svitava praticamente. Vediamo un po' se ci sono le viti, no, non ci sono, si svitava le viti che erano qua, con le quattro viti, e si toglieva praticamente il back panel dell'Apple 2. Precedentemente bisognava sganciare l'alimentatore dell'Apple 2 alla scheda madre, poi si pigliava il nuovo back panel e si metteva praticamente sopra il, avendo arrabattato l'Apple 2, il case con la nuova scheda madre, si fissavano le viti, si girava, si attaccava l'alimentatore, praticamente l'alimentatore del 2 alla scheda madre del DGS, e poi eventualmente si rimontava quello che c'era da montare in slot, nello slot 3, come il dischio o la stampante, che chiaramente andavano rimossi e tolti, magari andavano tolti prima di togliere tutta questa roba qua. E quindi praticamente poi c'era un nuovo cofano e si chiudeva. Ecco, questo è chiaramente il retro dell'Apple 2 e tramutato in Apple 2GS. Ci sono gli spin-off dell'Apple 2GS, sono spariti tutti praticamente i pochi spinotti dell'Apple 2. E poi cosa c'era nel manuale? Niente, qui si parlava semplicemente dell'Apple 2GS, perché poi la macchina era un Apple 2GS, quindi c'erano tutte le informazioni del pannello di controllo per emulare in sostanza di Apple 2, una specie di, come appunto, una specie di, come un BIOS tipico del PC. Si entrava, si settava la modalità di emulazione, così il nuovo microprocessore emulava l'Apple 2. Poi c'erano i vari sonori da attaccare, niente di particolare. Come attivare le porte da BIOS, vabbè, qui niente di, poi qua era tutti gli effetti un Apple 2. Un Apple 2GS, non era più un Apple 2. Come attaccare il mouse, c'era il mouse, come utilizzare, qui si limitavano le tecniche, perché un utente Apple 2 il mouse non sapeva nemmeno dove stava di casa. C'era appunto seleziona e copia e incolla tutte le tecnologie tipiche del Macintosh, e qui si davano informazioni al nuovo utente, che da Apple 2 si trasformava in Apple 2GS, che di tutta questa roba non sapeva praticamente nulla, perché Apple 2 il mouse lo vedeva con il cannocchiale. E quindi niente, poi il resto praticamente del manuale è tutto relativo a eventuali appendici, cosa svitare, cosa fare, ma è comunque a tutti gli effetti un manuale di un Apple 2GS, a parte diciamo le procedure tecniche per fare diciamo l'aggiornamento e cambiare in sostanza le parti hardware. Per il resto diciamo niente di particolare. Io qui continuo a scorrere, qui dà le informazioni dei nuovi spinotti, che erano tutti nuovi chiaramente, tutti nuovi, perché questa è la spinotteria identica a quella del Macintosh, un indice e niente di più. Eccolo qua, Apple 2 che si trasformava in Apple 2GS, quindi c'era un Apple 2GS con ficcato dentro un case di un 2. Per questa puntata è tutto, ciao.